Il fatto di Marcotti sulle fonti TV, appuntamento settimanale nel quale analizziamo un po' l'andamento di mercato, indubbiamente con commenti, anche spesso, insomma, che non si sentono, spesso, appunto, scusate, ripeto questa parola perché è un tratto distintivo della nostra trasmissione, e poi naturalmente analizziamo le notizie d'attualità che ruotano intorno ai mercati e che ci dicono ancora di più, insomma, come rapportarci ai mercati stessi. Oggi ci tengo a fare un breve sommario proprio prima di salutare il mio ospite, perché parleremo di tante questioni credo molto interessanti e che possano servire anche ad affrontare appunto questo momento, questo avvio di 2022 che ormai insomma si è avviato già da più di un mese, che però sta dando ancora delle idee contrastanti. Allora, intanto ci si chiede se siamo nel famoso periodo di panic selling, cioè il momento in cui proprio con i timori, no, che si respirano, gli investitori vendono le posizioni proprio perché temono che i titoli da loro posseduti possano cascare. Fondamentalmente si agisce d'impulso senza analizzare la situazione nel modo globale. È questo che sta portando quindi, è un po' tutto collegato a mercati che insomma hanno questo andamento molto volatile, no? La volatilità che la fa da padrone in questo 2022. E poi insomma, finanza, mercati, macroeconomia, con il tema dell'inflazione, le mosse delle banche centrali, gli investitori si sono trovati probabilmente anche un po' spiazzati dopo, anche se era un po' nei fatti, dopo che la banca della Gran Bretagna, la Bank of England, ha alzato i tassi di interesse per la seconda volta in modo consecutivo, cioè 2 volte di fila. Era da tanto che non succedeva. La Fed, che ha iniziato questa sua operazione un po' più da falco, la Banca Centrale Europea, che ha anticipato alcune mosse che potrebbe mettere appunto in atto nel corso del 2022. L'inflazione, i prezzi alle stelle, insomma, le previsioni che non sono più quelle di poco tempo fa. Giancarlo Marcotti, buongiorno. Buongiorno Manuela, e come di consueto un saluto a tutti gli Mi ascoltatori. sono presa un po' più di tempo perché mi verrebbe da dire, noi l'avevamo detto, una frase odiosa, e quindi lo dico assolutamente con un sorriso, non da sapientona, perché qui non c'è nessuno di sapientone, no? Tutti quanti stiamo un po', come dire, sull'attenti a vedere quello che succede e soprattutto analizziamo la situazione giorno dopo giorno. Però è anche vero che, insomma, quello che sta succedendo adesso forse l'avevamo un po' previsto, azzardato, non so che verbo vuoi utilizzare, Giancarlo. Sì, hai perfettamente ragione. Allora, tanto voglio sottolineare anch'io, lo hai già fatto tu, ma lo voglio sottolineare anch'io. Tante volte non ci sono state delle previsioni che ho azzeccato, diciamo. Questa volta qua era abbastanza facile, nel senso che era difficile pensare che ci potessero essere ancora come posso dire, questi continui aumenti sulle borse. Era impossibile che potessero continuare fino all'infinito. Ed in effetti abbiamo visto che dall'inizio dell'anno è successo qualcosa di estremamente importante, insomma. Sì, ma Quindi, anche perché quindi. insomma abbiamo visto troppo in modo prolungato, no? Cozzare, come dire, l'andamento dei mercati e le notizie dell'attualità che poi andavano a riversarsi sull'economia reale, no? Giancarlo, partiva tutto da lì. Sì, anche poi un altro aspetto, l'aspetto del famoso dell'inflazione. Cioè, i mercati hanno continuato ad aumentare finché non è stata evidente l'inflazione, insomma, è stato evidente che i prezzi cominciavano a salire, soprattutto negli Stati Uniti, poi l'Europa, insomma, si è adeguata come sempre, come è ovvio. Però quello è stato il segnale che le cose erano cambiate, che non si poteva più continuare con quella politica ultra espansiva, perché saremmo andati incontro, non dico a un'iperinflazione, ma a un'inflazione a doppia cifra, che senz'altro sarebbe stata deleteria per appunto i.
per i vari paesi, insomma. Quindi Certo. questo è il fattore che ha scatenato il tutto, cioè vedere che i prezzi aumentavano e a quel punto lì chiaramente i mercati hanno stornato e hanno stornato in maniera, direi, abbastanza Eh pesante. sì, anche in maniera un po' brusca, no? Perché comunque noi abbiamo chiuso il 2021 in modo assolutamente diverso. Poi che si pensasse, no? A un'inversione in qualche modo di trend per il 2022 è un conto è vedersi proprio girare il mercato. Allora, Giancarlo, andiamo per gradi. Inflazione, ovviamente l'inflazione è tenuta sotto controllo dalle banche centrali europee. È corretto dire che l'umore degli investitori è stato un po' guastato dalle prime mosse che abbiamo visto, barra intravisto, perché poi dipende dalla banca di riferimento, dall'istituto centrale di riferimento, appunto dalle mosse che abbiamo visto intravisto dalle banche centrali? La risposta potrebbe essere sì, però io insisto nel dire che il lavoro di banchiere centrale non è un lavoro facile, perché le persone si attendono delle cose, i mercati si attendono delle cose, ma non si può accontentare tutti. Perché non? Perché la manna non esiste, diciamo. Quindi il banchiere centrale, secondo me, non potevano agire in maniera diversa da come hanno agito, da come ha agito la Fed, così come ha agito per la Bank of England e adesso anche Christine Lagarde. Cioè, non potevano fare altro. Poi hanno guastato questa cosa. No, nel senso che cosa potevano fare? Accettare che l'inflazione galoppasse e arrivasse al 10, 12, 15%, 20% come negli anni 70? Sarebbe stato un disastro, quindi. Assolutamente no, e poi comunque la stessa cosa, giusto perché poi a volte si possono azzeccare delle previsioni, a volte no, però abbiamo anche affrontato più volte questo discorso io e te, quando ancora le banche centrali avevano assolutamente una politica accomodante, quando eravamo ben lontani dall'avvio del tapering e dal rialzo dei tassi di interesse soprattutto, che forse insomma bisognava invece cominciare ad agire, no? Perché il mercato altrimenti rischiava di abituarsi troppo, cosa che peraltro ho già fatto agli interventi massicci delle banche centrali europee che di fatto hanno guidato i mercati finanziari. Questo l'abbiamo detto più volte, no, Giancarlo? Quindi bisogna stare anche attento a quello. Attenti a quello. Assolutamente sì. Allora, titolo numero due, mercati, ma siamo nel cosiddetto panic selling, cioè la reazione, visto che dicevamo i timori che respirano gli investitori, e la reazione è questa, quella di aiuto, devo vendere, no, quello che possiedo perché ho paura che possa crollare e se non vendo mi trovo insomma in perdita totale. Le vendite da panico. Appunto. Allora, con i termini ci si può giocare, e diciamo che è un gioco. Con i soldi è più difficile giocarci. Quindi, panic selling, appunto, vendite da panico, sembrerebbe che sia una cosa. Come posso dire, una vendita appunto non razionale, cioè derivante da una situazione di panico. Però nella realtà i prezzi erano arrivati a cifre stratosferiche, per cui se anche li vediamo scendere, non dobbiamo pensare solamente ad una situazione di panico, ma anche di equilibrio del mercato. Cioè, se i prezzi, noi abbiamo spesso detto, tu l'hai anche riconosciuto, abbiamo spesso detto che i prezzi dei prodotti finanziari erano prezzi da, se non da bolla, ma comunque erano prezzi inflazionati. Purtroppo i mercati, ecco, se devo dare una critica ai mercati,
è che guardano con occhi diversi l'inflazione sui titoli e quindi sui mercati finanziari dall'inflazione sui beni. E l'inflazione sui mercati finanziari è spesso sottovalutata, mentre l'inflazione sui beni economici normali invece è monitorata con estrema attenzione. Ma vedere salire i prezzi dei titoli finanziari oltre tutti i limiti possibili, sia per quanto riguarda il comparto azionario che per quanto riguarda il comparto obbligazionario, perché questo è l'altro aspetto fondamale, cioè cresceva tutto, quindi non poteva durare una cosa di questo Certo. genere. Quindi oggi io non so se chiamarlo panic selling, può anche essere solamente ed esclusivamente un ritorno verso quotazioni più normali. Diciamo più sì, un ritorno verso una situazione di mercato più normale che per definizione e fisiologicamente parlando è fatto di sali e scendi, cioè il mercato è questo è, no, Giancarlo? Detto proprio in modo terra terra banale, cioè poi ci sono tante altre questioni che vanno considerate, però di fatto è così, il mercato ha periodi in cui sale e periodi in cui scende. E se noi andiamo a vedere poi i settori che sono maggiormente scesi in questi 40 giorni da quando è iniziato l'anno, insomma. Allora, il settore che è sceso di più intorno al 20% è il biotech, cioè la biotecnologia, ed era un settore che era aumentato in una maniera spropositata, è aumentato in una maniera spropositata in questi anni. Il secondo settore che è sceso di più, intorno al 18% di media, è il clean energy, cioè l'energia pulita, diciamo. E anche questo aveva avuto un aumento spropositato. Cioè, se noi andiamo a vedere adesso i settori che sono maggiormente penalizzati, sono anche quelli che precedentemente erano stati maggiormente inflazionati, mettiamola così. Poi la media dell'azionario è intorno almeno al 12% da inizio anno, che è tanto, è chiaro, cioè pronti via, meno 12% non la voglio minimizzare, però visto quello che appunto avevamo detto, non mi stupisco che si possa arrivare anche a un meno 20%. Cioè, dobbiamo tener conto, ripeto, che partivamo da una situazione veramente anomala. Poi, se andiamo a Assolutamente. vedere il comparto obbligazionario, anche lì quello che è, diciamo, maggiormente penalizzato è il comparto high yield, per intenderci, che era un comparto che aveva sovraperformato negli anni scorsi. E diciamo l'unico mercato che chiaramente è sempre rimasto così stabile è il mercato monetario, ma quello è chiaro, cioè andiamo a prendere i titoli diciamo meno rischiosi con una duration, cioè una durata finanziaria estremamente bassa, è chiaro che lì non possiamo avere forti Certo, movimenti, no? Quindi certo. dall'inizio dell'anno diciamo che il comparto monetario è rimasto pressoché invariato, però ecco, è l'unico di fatto. E quindi non insomma, No, chiarissimo. secondo me sta solo succedendo quello che doveva Doveva accadere. accadere. Assolutamente sì, peraltro, insomma, appunto, proprio perché segue un po' a ruota quello che stavi dicendo tu, il mercato è fatto di salite e di discese, attenzione a questo panic selling, cioè il panico, l'ansia, bisogna lasciarla a casa quando si opera sui mercati, anche perché c'è un famoso detto di borsa che in borsa si sale con le scale e si scende con l'ascensore, cioè bisogna mettere in conto che ci sono dei momenti di discesa e spesso possono essere anche improvvisi e bruschi, però fa parte del gioco, lo dico in modo un po' cinico anche, però insomma, se si entra nel meccanismo bisogna anche essere consapevoli, no, di quello che il mercato comporta, ovviamente con il
la protezione che appunto bisogna sempre prevedere quando si entra nei mercati. Altro tema, allora, che ci porta in casa nostra, Giancarlo, cosa ne pensi di quello che, l'ho detto in apertura, ha detto Confindustria, cioè le stime sul PIL rischiano di avere una battuta d'arresto, cioè il PIL del nostro paese, perché? Perché i dati della produzione industriale sono in frenata in questo avvio di anno, le imprese sono in difficoltà proprio per il costo delle materie prime, spesso è meglio stare ferme, questo è quanto ci dice l'istituto appunto di Confindustria. È grave la situazione, è preoccupante. Direi di sì, C'è il mi caro energia, spiace. no? Poi che fa, la fa. Eccolo Io qua, perfetto. vorrei essere la persona che magari lancia gli allarmi quando nessuno lancia gli allarmi e però cerca anche magari di gettare un po' di acqua sul fuoco quando invece appunto il fuoco divampa. Allora, chiaramente pensare che l'Italia fosse in un periodo di boom economico, perché dopo aver avuto quel crollo derivante appunto dal Covid, c'era stato nell'anno scorso questo rimbalzo. Cioè, pensare che si poteva cancellare tutto con un colpo di spugna, come se non ci fosse stato nulla e che tutto tornasse esattamente come prima, quando invece ci sono ancora fortissime restrizioni. Io continuo a pensare al comparto del turismo, che nella nostra economia pesa per il 15%. Abito anche nella regione in cui maggiore è appunto l'apporto del turismo, perché diciamo che il Veneto ha anche la fortuna di avere mare, montagna e soprattutto delle grandi città turistiche. Quindi, e obiettivamente vedo che il settore è in grave difficoltà, cioè è inutile negarlo, no? Sì, è vero. Quindi diciamo che purtroppo era anche stato facile preventivare che ci fossero dei problemi dal punto di vista economico e che non è che, ripeto, si potesse tutto risolvere con un colpo di spugna. Va bene, abbiamo avuto il 2020, ma poi ha superato tutto. No, non è superato tutto finché non si ritorna proprio alla normalità, cioè finché non vengono tolte tutte le restrizioni, sarà difficile tornare ai livelli precedenti. Assolutamente Questo. sì, assolutamente sì. Ed è prima che era un rimbalzo, no? Quello che abbiamo visto, cioè il fatto che i dati macroeconomici ci dessero una fotografia del nostro paese, ma non solo, anche a livello globale. Insomma, adesso stavamo parlando dell'industria di casa nostra, ma lo stesso discorso si può fare anche per altre economie. Ma insomma, la fotografia che ci era stata data era ovviamente falsata dalla situazione contingente, cioè dal fatto che tutto fosse rimasto chiuso e quindi nel momento in cui, no, le riaperture, in cui abbiamo visto le riaperture, tutto fosse anche un po' rinato. E quindi è lì che era un po' fittizia la fotografia, era solo apparente, diciamo così, la crescita. Adesso bisogna consolidarla, solo che i presupposti al momento pare che siano pochi. Giusto, no, scusami, volevi Ci aggiungere qualcosa? Ok. gioca un po' contro anche appunto i fatti contingenti che abbiamo citato, cioè Sì, l'aumento delle materie prime, dei costi certo. dell'energia. Chiaramente ci gioca contro, Beh, ma adesso c'è gioca anche contro. la situazione geopolitica che certo non aiuta, quindi insomma questo aggrava ancora di più. Sì, tutto è esatto, diciamo che in questo momento
possiamo essere bravi quanto vogliamo, ma insomma, se la situazione ci rema contro, hai usato proprio l'espressione giusta, poco possiamo fare, possiamo proteggerci appunto, però non possiamo far nulla per contrastare questa situazione. Allora, per parlare di un altro comparto, Giancarlo, che ti voglio chiedere se secondo te è in qualche modo un po', a rischio in questo momento, uso una delle notizie degli ultimi giorni che riguarda Facebook, perché Facebook barra Meta, perché ha cambiato anche nome, c'è stato questo tracollo in borsa dopo la presentazione dei dati, dopo la presentazione della trimestrale che ha segnato un meno 20% per quanto riguarda il bilancio. È crollato del 22% il titolo di Facebook sul mercato azionario e peraltro l'impero, quello che è definito un po' l'impero di Mark Zuckerberg, ha perso anche molti utenti proprio nella registrazione, cioè utenti che si iscrivono a Facebook, e ha perso 30 miliardi di dollari. Ora io ho buttato lì un po' di cifre, ma insomma il senso è uno solo, cioè il crollo di Facebook anticipa quello delle big tech o è un caso a parte, a sé stante? No, allora, tanto prima di Facebook aveva avuto un analogo, anzi forse ancora peggio, un tipo meno 25, meno 26% PayPal, che quindi bisogna tenere presente che tutto quel settore, poi Facebook può aver sofferto più di altri, adesso naturalmente vedremo gli altri. Però tutto quel settore probabilmente veramente comincia ad entrare un po' in difficoltà, insomma, perché in difficoltà relative, ma voglio dire, mentre prima avevamo visto solo crescite, beh, adesso un po' c'è anche una maggiore concorrenza, perché uno dei fattori appunto del crollo di Facebook viene dato dalla concorrenza di TikTok, quindi di altri social che magari appunto attraggono maggiormente i giovani. Facebook è visto oramai come un social per persone di una certa età. Però detto questo, obiettivamente, cioè, temevo anche questo aspetto, perché è vero che queste grandi aziende, però, erano arrivati a dei valori, cioè Facebook da sola, se non mi sbaglio, valeva il doppio di tutta la borsa, di tutti i titoli quotati sulla borsa italiana. Cioè, L'impero, infatti d'accordo? è così dato l'impero, no? Quello di Mark Zuckerberg, eh sì. Cioè, capisci, Emanuela, che ok, va bene, sappiamo qua che è un grande impero, eccetera, però cioè, uno pensa, non so, Eni, Enel, Fiat adesso si chiama Stellantis, ma insomma, tutti i titoli quotati sulla borsa italiana sono, insomma, qualche centinaio, sono anche quelli piccoli, viva Dio, però insomma abbiamo anche dei titoli, le banche, le grandi banche italiane quotate. Ecco, tutto questo messo assieme e vale la metà o quasi, insomma, poco più della metà di Facebook. Poi bisogna anche tenere presente una cosa, che in borsa prima o poi deve essere, e c'è che i titoli guadagnino. Certo. Cioè, non basta che aumentino i sottoscrittori o gli iscritti, a parte che in questo per la prima volta c'è stata una diminuzione, cioè ha perso degli iscritti Facebook, quindi questo anche da quel punto di vista lì. Ma il problema è anche quanto guadagnano questi. Hanno dei guadagni, non dico di no. Però non sono dei guadagni stratosferici rispetto appunto alla mole di utenti che hanno. Muovono, Quindi certo. cioè alla fine la valutazione di un titolo è anche
così, lo sconto di tutti i guadagni futuri. Se io non sono più certo che in futuro Facebook continuerà a guadagnare così, quando vado a scontare gli anni futuri mi trovo poi facilmente a meno 20%, ecco. Assolutamente sì. Ecco, c'è una domanda rispetto a quello che è il panic selling di cui parlavamo poco fa, no? Che poi è tutto un unico discorso oggi perché stiamo analizzando un po' i comparti che hanno dato delle enormi soddisfazioni agli investitori, a chi ha puntato e che adesso invece potrebbero invece non solo deluderli, ma insomma renderli un po' più precari. Una volta che gli investitori avranno venduto, no, e realizzato i loro profitti, quando quindi si vendono le posizioni su alcuni titoli, cosa faranno con tutta la liquidità disponibile? Beh, quella è una scelta, no? Dice, vabbè, io preferisco avere liquidità e non investimenti perché in questo momento non saprei che pesci pigliare, cioè, no, ci sta anche questo, dice, come faccio a rimodulare in questo momento i miei portafogli, il mio portafoglio? Sono scelte, Giancarlo. No, allora, certo, no. Naturalmente se si vende qualcuno realizza, Appunto, appunto. però attenzione, cioè il fatto è che noi per anni, diversi anni, le banche centrali soprattutto hanno inondato il mercato di liquidità. Il tapering adesso ci dice che questa cosa sta finendo, quindi Certo, non, appunto. cioè, andremo contro probabilmente ad un qualche cosa, non dico proprio il contrario di quello che avevamo visto finora, però è chiaro che l'aumento dei tassi sarà inevitabile, quindi. Da quello si vedrà il ritorno, diciamo, ad un mercato normale. Perché, ripeto, l'anomalia era che in precedenza crescesse sia il comparto azionario che il comparto obbligazionario. Adesso siamo di conseguenza nell'anomalia contraria che sta scendendo sia il mercato azionario che il mercato obbligazionario. Quando il tutto avrà una conclusione, con ogni probabilità il mercato azionario si stabilizzerà e più o meno la stessa cosa per quanto riguarda il mercato obbligazionario, ma appunto in questo momento siamo nella fase in cui è molto probabile che questa fase di panic Certo. selling, ma comunque insomma di riduzione degli asset continui non solo, diciamo, a brevissimo termine, ma perlomeno insomma nei prossimi mesi o perlomeno in quest'anno, ecco. Certo. Allora Giancarlo, bene, abbiamo detto tante cose e mi farebbe piacere riprenderle poi perché sono questioni che ci porteremo appresso per un po'. Quindi, che dire, abbiamo dimenticato qualcosa? No, mi pare che insomma i collegamenti ci siano stati tutti, no? Però chiedo Certo, sempre a te certo. perché magari a me No, sfugge. no, Ok, no. Una perfetto. cosa Sì, sì. velocissima, perché spesso insomma trattiamo anche la Sì, questione certo, politica, sì. perlomeno per Oggi l'abbiamo un po' l'Italia. lasciata da parte, però Esatto. può fungere da chiusa, no, a tutti questi ragionamenti. Esatto. Una cosa che nessuno si aspettava è che questa elezione del nuovo capo dello Stato abbia messo un po' in subbuglio tutta la politica italiana, cioè il centrodestra e il centrosinistra un po' in confusione. Quindi ecco, se c'era appunto per fare una chiusa sulla politica, forse non ce l'aspettavamo, ci aspettavamo sì, un nuovo capo dello Stato, poi alcuni erano per certi candidati, alcuni per altri, però non pensavo che l'elezione del capo dello Stato creasse tutto questo subbuglio, perché ripeto, adesso È si vero. dice che il centrodestra si stia spaccando, ma il centrosinistra non è da meno,
Quindi è probabile che questa elezione del capo dello Stato, pur avendo confermato Mattarella, quindi non è che sia successo qualche cosa di clamoroso, però ripeto, ha messo in subbuglio tutta la politica italiana e, Cioè, tu insomma, dici, siamo in un. figuriamoci per una cosa così. Allora, non che l'elezione del Presidente della Repubblica sia una cosa marginale, ma visto che è stato riconfermato Mattarella, in teoria, figuriamoci cosa sarebbe successo se, che so io, se fosse arrivato un altro nome, no? Cioè, avrebbe Esatto. scombussolato ancora di più gli equilibri. A questo punto mi chiedo che equilibri ci fossero. Esatto. Beh, chiaramente poi quando si va al voto escono sempre dei motivi, diciamo, Certo. di qualche litigio all'interno delle varie formazioni politiche. Insomma, abbiamo visto cosa è successo all'interno della Lega con Giorgetti. Vediamo che cosa succede nel Movimento 5 Stelle adesso tra Conte e Di Maio. Insomma, sembra che chi era fuori dalla politica, quindi Fratelli d'Italia, continui a beneficiare del fatto che gli altri litigano a più non posso, insomma. Quindi È vero. Insomma, ci guadagna vediamo. chi si mette in disparte a guardare i litigi degli altri, mettiamola così in questo Esatto, chi si momento. mette sulla collina a vedere passare. Vabbè, Vabbè, si dice, no? E lo so, c'è un detto che dice aspetta che è un po' passi. E macabro, no, ma infatti insomma. non, però ci siamo capiti, ecco, lo conosciamo tutti. Allora, grazie Giancarlo Marcotti, naturalmente ti seguiamo su Finanza in Chiaro, e questa puntata la ritroverete, sul nostro sito, lefonti.tv da cui ci seguite, anche sul nostro canale YouTube, dove potete, insomma, fare follow per avere tutte le notifiche del caso quando pubblichiamo contributi on demand. Grazie Giancarlo. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. Allora, noi chiudiamo questa prima parte di live per il lunedì mattina. Naturalmente continua la nostra programmazione con tutti i nostri approfondimenti. Poi 14:30 puntuali, come sempre, ancora sui mercati. Oggi pomeriggio con voi Giacomo Iacomino e i suoi ospiti. Seguiteci sui social, come già detto, e grazie per averci seguiti fino a qui.